In Calabria si sono verificati terremoti che hanno cambiato la storia della Calabria e anche l'economia della Calabria. Hanno fatto, ripeto, morti, 100.000 morti contro i 300 da Amatrice, però purtroppo questi terremoti ancora più forti ce li abbiamo anche in Giappone, ce li abbiamo in California. Però mentre in Giappone e California è nata una cultura della prevenzione, cioè la gente ha paura di costruire una casa abusiva dove ci può morire dentro come i topi. Invece in Calabria questa cultura non è nata, la protezione civile deve incominciare a parte, diciamo, intervenire in emergenza, però a livello istituzionale deve incominciare a creare una cultura della protezione civile. Io vengo oggi qui, a parte il piacere di incontrarla, per spiegare ai calabresi che il terremoto non ammazza. Se io e lei becchiamo un terremoto nel deserto del Sahara, anche di magnitudo 10, non moriamo, perché facciamo una bella oscillazione. Facciamo tipo le montagne russe, facciamo un'oscillazione anche di 10 metri di altezza, perché il terremoto sono delle onde come le onde del mare, interessano la terra fa forma delle onde. Nel deserto del Sahara non moriamo perché non ci stanno case che ci crollano addosso. Non è il terremoto che uccide, ma sono le case costruite male o costruite abusivamente che crollano ed uccidono. Amatrice ci ha insegnato una cosa: con i soli 300 morti rispetto ai 100.000 morti del terremoto di Reggio Messina, o ai 35.000 morti rispetto al terremoto del 783, o ai 10.000 morti del terremoto del 638, ci ha insegnato una cosa semplicissima, però importante. Sono crollate le case dove hanno fatto sopraelevazioni, le case più vecchie, Anche le le scuole, case, anche le scuole, scuole. spesso che sono state Anche lo solo. Stato costruisce male. Oh, ma c'è una questione, ora, poi le spiego. Diamo un messaggio chiaro: le case costruite bene, anche in occasione di scosse anche importanti, non crollano, perché le case costruite a norma di legge, con le leggi attuali, si studiano i terremoti, si studiano i terremoti, si studiano i terreni, perché ogni terreno ha un'accelerazione sismica, no? Si studiano le strutture, quindi i terreni e le case. I terreni li studiano i geologi, le case li studiano gli ingegneri. E allora, le case costruite a norma di legge, secondo le leggi nazionali che ora sono molto restrittive, non crollano. Le case, quando ne facciamo i furbi, qua nel Regino, ma anche nel Cosentino, ma nel Regino particolarmente, soprattutto a Reggio Calabria, quando uno arriva a Reggio Calabria vede quello spettacolo anche brutto da vedersi, il non finito Calabro, tutte quelle case, molte delle quali abusive, si incomincia a costruire abusivamente un piano, poi magari si lasciano i ferri che spuntano, si arrugginiscono, poi magari se il figlio rimane in Calabria si costruisce il secondo piano, il terzo piano come la Torre di Babele. Quelle case abusive, in Calabria abbiamo 142.000 case abusive, 142.000 case abusive, se ci mettiamo 4 persone a casa facciamo quasi 600.000 persone, quindi quasi un quarto dei calabresi vivono in case abusive. I calabresi che vivono in case abusive non devono avere paura del terremoto, devono avere il terrore del terremoto. Questo deve essere un messaggio chiaro che da questa sede, da questa. Allora, vogliamo dare un messaggio culturale importante. Tutti quelli che hanno costruito le case abusive devono preoccuparsi seriamente, anche perché basterebbe anche un terremoto banale di magnitudo 5, che, come si è visto pure nel Pollino, no? 5.2, sono crollate purtroppo abitazioni con un terremoto da 4 soldi. 5.2 in Giappone, non si parla neanche del telegiornale, un terremoto. Qui Non escono da purtroppo. casa, Quindi diamo probabilmente. questo messaggio: il terremoto non uccide, ma sono le case costruite male abusivamente, spesso abusivamente, che uccidono. Dobbiamo cominciare a dire a quelle 142.000 persone che hanno costruito 142.000 case Buttate giù abusive: le case? E quello è il problema. andatevi, cambiate casa, quelle Andate via da case quella in casa. caso di terremoto, quelle crollano. È Quello, successo questo sui deve storici, però essere. non si può Ma fare allora, però, nulla. questo qua, io non è che vengo qui a gente deve fare scongiuri perché dico queste cose. Certo che no. Se lei è un diabetico, io le dico: se lei mangia 1 chilo di zucchero, Non lo lei ci rimane mangiare. stecchito. Io le sto dicendo la verità. Allora dobbiamo cambiare cultura rispetto, quindi chi ha costruito una casa abusiva, chi vive in quelle case, Calabria sono con i ferri che spuntano, senza indotto, gran parte sono abusive, deve avere paura del terremoto. Questo dobbiamo dirlo in modo chiaro. Poi ci stanno tutti gli altri aspetti, diceva prima il dottor Azzaro, ma lo diceva anche l'ingegnere, conoscere la propria casa. In caso di terremoto, anziché andare nel panico, bisogna individuare, chiedendo a ogni amico ingegnere, inutile che qua metta a dire,
perché ogni casa ha una sua struttura costruttiva, però tutti quanti abbiamo amici ingegneri. Ogni casa, ogni appartamento non abusivo, ha delle zone più sicure e altre meno sicure. Dobbiamo individuare quali sono le zone più sicure della casa. In caso di terremoto bisogna andare subito in quelle zone. Quelle zone sono quelle che crollano, hanno meno probabilità di crollare.